Ve l'ho detto tante volte, carissimi amici, io adoro la bufala, il formaggio di bufala, il latte di bufala. Infatti torno spesso e volentieri nella meravigliosa campagna per scovare le migliori aziende che sanno valorizzare al meglio questo grande prodotto d'eccellenza. E poi cosa ne faccio? Beh, molto semplicemente, lo sapete, ne creo una nuova puntata di Alla ricerca delle eccellenze dei territori. Avete già capito quale sarà l'argomento di oggi, quindi mettetevi comodi, preparatevi, perché stiamo per arrivare con Alla ricerca delle eccellenze dei territori. Buongiorno Big Family, buongiorno carissimi amici e ben ritrovati ad una nuova puntata di Alla ricerca delle eccellenze dei territori, il programma presentato dal sottoscritto, ovvero Davide Gervino, la faccia delle eccellenze italiane, che vado a scovare, a scoprire per voi e poi ovviamente ve le racconto qui in questo programma. Innanzitutto vi devo ringraziare perché le ultime puntate sono state un vero e proprio successo. Ogni volta diventiamo virali grazie a tutti voi che ci guardate sempre con questa passione, con questa attenzione, con questa voglia di conoscere qualcosa di nuovo. La stessa passione che hanno le nostre eccellenze, perché io ve lo dico sempre, dietro ai prodotti che vi racconto, dietro ai prodotti che degusto per voi, c'è amore, passione, tradizione, affiatamento, unione, famiglie intere che lavorano per un obiettivo, per un sogno, per portare avanti la grande tradizione enogastronomica italiana. E anche oggi l'azienda di cui parleremo non è da meno, Torno in campagna, nella meravigliosa campagna, per incontrare la Stella Bianca. E già il nome vi fa sognare, vi fa emozionare, perché la stella vuole essere un punto di riferimento, un qualcosa da seguire sempre all'insegna della qualità, all'insegna del territorio, della tradizione più antica, più nobile, ma soprattutto all'insegna delle cose buone. E oggi vedremo proprio tante cose buone, anzi già le state vedendo, le degusteremo insieme, ad iniziare dalle mozzarelle, le mozzarelle fatte 100% con latte di bufala campana. Insomma ragazzi, che ve lo dico a fare? Mettetevi comodi, tranquilli, tranquilli, si parte con Alla ricerca delle eccellenze dei territori, inizieremo proprio dalle mozzarelle, una bella degustazione, e poi ci sarà anche la ricotta, ci saranno le scamorze, ci saranno tante storie da raccontare. Partiamo! Viaggio parte da Casal di Principe, cuore della meravigliosa campagna, dove pensate dal 1999 la Stella Bianca è un punto di riferimento per l'eccellenza caseara, per l'allevamento, perché questa azienda innanzitutto è allevatrice delle meravigliose bufale campane, ma poi c'è la trasformazione, c'è il caseificio, dove il loro latte pregiato, il loro latte avvolgente, buono, genuino, dal sapore intenso, viene lavorato e trasformato. Innanzitutto in mozzarelle, perché se pensiamo alla bufala campana, la prima cosa che ci viene in mente è
la mozzarella di bufala campana. E infatti la nostra degustazione inizierà proprio da qui. Pensate che queste mozzarelle che vedete, adesso vediamo la classica mozzarella nel classico formato che siamo abituati a vedere, la versione ciliegina, un po' più piccola, e poi ci sono le versioni speciali, la versione stella, perché siamo alla stella bianca, e poi ovviamente l'immancabile treccia, guardatela qua, purtroppo è talmente bianca, talmente bella, che magari fate un po' di fatica a vederla, ma nessun problema, cari amici, se fate fatica a vederla e volete vederla dal vivo, fate una cosa molto semplice, andate sulle pagine della Stella Bianca, Instagram, Facebook, sul loro sito, in ogni dove, insomma, e ammirate queste meraviglie nel loro store, ordinatele e fatele arrivare direttamente a casa vostra. O meglio ancora, se siete in zona campagna, andate a trovarli direttamente nel loro punto vendita, nei loro vari punti vendita, perché vedo che ne hanno veramente in ogni dove: Monte di Prosida, Bacoli, Napoli, Vienna, insomma. Un po' non Vienna in Austria, ce ne sono un po', forse sì. Eh sì, ragazzi, sì, Vienna in Austria, hanno un punto vendita anche a Vienna in Austria. Scusate per questo momento, è stato un momento di... poi mi hanno fatto segno, no, è vero, c'è anche un punto vendita a Vienna, perché l'eccellenza italiana va esportata in tutto il mondo. Dobbiamo far conoscere al mondo intero i nostri prodotti d'eccellenza, ad iniziare proprio da questo. Ma bando alle ciance, io prendo tac 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 il coltellino e mi vado a fare una piccola degustazione, perché ho questo profumo nelle narici dall'inizio della puntata e veramente non vedo l'ora di degustare. Allora, partiamo dal bocconcino, così vi faccio subito vedere. Allora, aspettate che tolgo un attimino questa, così almeno vedete proprio bene il latte che esce. Guardate. Aspettate, che ve lo faccio vedere, guardate, guardate che spettacolo, mamma mia, guardate, guardatelo, lo vedete, lo vedete? Latte 100% di bufala campana, 100% allevata, cresciuta dalla Stella Bianca. La bufala, c'è poco da dire, c'è poco da fare, ormai l'ho tagliato, quindi me lo finisco. Dicevo, c'è poco da dire, c'è poco da fare. La bufala, il latte di bufala ha qualcosa in più, è così, ha qualcosa in più. Perché mantiene la leggerezza di un formaggio fresco, come la mozzarella, ma gli dà quella personalità in più, quel power, come dico io, in più, quel tocco di passione, quel momento più autentico, più verace. Qui parliamo di anni di storia, centinaia d'anni di storia, perché in campagna la bufala viene allevata da tempo immemorabile e il suo latte si trasforma da sempre in queste meraviglie. Tra l'altro voglio farvi vedere una cosa, poi dopo andiamo a degustare anche la treccia. Tutti i prodotti della Stella Bianca hanno questo codice. QR code, perché attraverso questo codice, quindi quando vi arriva la busta, vi arriva a casa o quando la comprate negli store, sulla busta c'è questo QR code. Voi andando a cliccarci sopra vedrete tutto il percorso qualità di questa mozzarella, partendo proprio dall'allevamento, quindi dove è stata allevata, fino proprio alla lavorazione casearia e a dove viene venduta. Insomma, una carta d'identità digitale per la vostra mozzarella, per garantirne la qualità, ovviamente. Lasciamo qua
questa mucchina così ci guarda anche e ci sta anche bene, mentre andiamo a degustare il suo formaggio. La mozzarella, vabbè, l'avete vista, è fantastica. Andiamo sulla treccia, ma che la treccia a volte cambia un po' sapore rispetto alla mozzarella. Per quanto sia fatta sempre lo stesso latte. Cambia. Cambia il sapore, non la bontà. È buonissimo. È leggermente più salata, quindi leggermente più avvolgente, più passionale se vogliamo. In questi prodotti ritrovate proprio la vera ed autentica passione dei maestri caseari campani. Come detto, la Stella Bianca dal 99, più di 20 anni, si occupa di questi animali meravigliosi. E di questi formaggi meravigliosi, di questi prodotti meravigliosi. Tra l'altro, poi verso la fine vedo che ci sono anche altre cose. Noi oggi vedremo formaggi freschi, ma ovviamente ci sono gli stagionati, ci sono gli yogurt. C'è anche il gelato, signori, il gelato, una novità, ne parleremo alla fine. Insomma, tante cose buone, tutte quante da scoprire. Un grande prodotto d'eccellenza. Ma io non mi fermo qui, perché ho la ricottina e quindi me la vado a degustare. Mi sto già sfregando le mani. Rimani. Detto gelato, carissimi amici, ebbene sì, perché la Stella Bianca è anche gelateria, un brand molto particolare, Vesuvietna. Eccolo qua, vi faccio vedere, guardate che meraviglia, beh, la stella immancabile. Cosa vuol dire Vesuvio ed Etna, i due vulcani della Campania e della Sicilia, ovviamente, che si incontrano, o meglio, le loro culture enogastronomiche si incontrano per dare vita ad una gelateria all'insegna delle grandi eccellenze del nostro mezzogiorno. La trovate a Pozzuoli. Nella meravigliosa Pozzuoli, inaugurata da pochissimo, quindi andate, troverete tutte le meraviglie che abbiamo visto, ma soprattutto il gelato fatto proprio con il latte di bufala campana. Insomma, una meraviglia, una leccornia e probabilmente, intanto vi lascio qua la coppettina, probabilmente uno degli ingredienti principali per fare questo gelato sarà la ricotta. Se pensate alla Sicilia, se pensate alla ricotta, se pensate alla campagna, vi viene subito in mente, la meraviglia assoluta. E allora andiamo a degustarci questa ricottina. Ragazzi miei, cosa devo dire? Non potete dire di aver degustato la ricotta fino a quando non degustate la ricotta di bufala. È un'altra storia. È tutta un'altra storia. Saporita, avvolgente, intensa, buona, passionale. Insomma, questa ricotta, ci dà proprio la quinta essenza della napoletanità, della campagna. Vivi proprio alla grande quel territorio, lo vivi proprio
a 360 gradi, in tutti i sensi, tutti dall'olfatto al gusto, è tutto una festa. Devo dire che è bellissima. E questa qua può essere base, come dicevo, per tantissime ricettine, eh? Ci facciamo il cannolo siciliano con questa, ragazzi, cioè, per dirne una, ma potete fare veramente tantissime cose, dolce e salato, insomma, un prodotto assolutamente da provare. Mi stanno già facendo segno che il tempo a nostra disposizione sta per finire, ma ho ancora una cosa da degustare e quindi andiamo. Il latte di bufala è buono, oltre alla mozzarella si fa anche la scamorzina e io me la voglio proprio andare a degustare, perché la scamorza è uno di quei formaggi che personalmente apprezzo di più. Mamma mia, che sapore verace, che libidine, come direbbe l'amico Jerry Calà, che libidine, doppia libidine, tripla libidine, mamma mia, cosa posso dire? Intanto, se non ci credete, andate sul sito della Stella Bianca, ordinate i loro prodotti, fateveli arrivare a casa e fate la controdegustazione. Così vedrete, avrete la prova del 9. Ma sogliate, non ce n'è bisogno, perché i miei occhi, il mio sguardo, le mie parole già vi raccontano tutto. È un prodotto eccezionale. Poi ovvio, la bufala deve piacere, ma se non l'avete mai assaggiata, se magari pensate, provatela. Non ne farete più a meno. Io, grazie alla ricerca dell'eccellenza dei territori, ho avuto la possibilità in questi anni di degustare tanti prodotti che arrivano dalla campagna, molte aziende appunto che lavorano la bufala, e devo dire che è un prodotto superiore, cioè, c'è poco da fare. La nostra Italia ha dei prodotti che sono veramente inimitabili. È inutile che ci contiamo fesballe, eh? È così, abbiamo prodotti veramente eccezionali che vanno valorizzati al meglio. E devo dire che aziende come la Stella Bianca fanno veramente questo. Questa, io la degusto così, senza niente, però ovviamente torte salate, pizze e quant'altro, può essere un ingrediente per un'infinità di ricette. Siamo alla fine? Ok, dai, voglio ancora. Bene, carissimi amici, cosa posso aggiungere? Grazie, grazie a tutti voi che avete guardato questa puntata della ricerca dell'eccellenza dei territori. Spero che la mia degustazione vi sia piaciuta o che perlomeno abbia stuzzicato in voi un certo appetito e, perché no, una certa curiosità nel conoscere meglio la Stella Bianca. Ringrazio proprio gli amici della Stella Bianca perché ci hanno dato la possibilità di degustare dei prodotti veramente eccezionali. Ma come vi ho detto, non sono gli unici, se andrete sulle loro pagine o se andrete a trovarla, andrete a trovarli direttamente nei loro punti vendita, ad iniziare da quello di Casal di Principe, vedrete molto altro. Abbiamo accennato al discorso del gelato, ci sono gli yogurt veramente d'eccellenza, quindi una roba buonissima da provare assolutamente, i formaggi stagionati, insomma c'è tanta roba, e soprattutto ci sono tanti animali meravigliosi che vengono cresciuti, vengono allevati quasi come se fossero dei figli, perdonatemi, ma è proprio così. Queste aziende sono ancora aziende
che lavorano seguendo i loro principi, seguendo sani principi. E quindi il benessere dell'animale viene prima di tutto, viene prima del business, viene prima del ricavo a tutti i costi, cioè l'animale deve stare bene, deve crescere forte, sano, deve vivere una vita tranquilla, nel massimo comfort, nel massimo relax, mangiare i prodotti, le materie prime più sane possibili, più buone possibili, più naturali possibili, e di conseguenza quello che andremo poi a portare sulle nostre tavole, in primis questi formaggi meravigliosi, rientrerà appieno nella categoria dei prodotti d'eccellenza, dei prodotti di qualità. Quindi grazie, grazie davvero agli amici della Stella Bianca, continuate così perché siete veramente molto molto bravi. Che dire ragazzi, un'altra puntata di Alla ricerca delle eccellenze dei territori purtroppo volge al termine, ma non temete, perché tante altre stanno per arrivare. Stiamo registrando veramente tantissime puntate, le nuove stagioni, insomma, tra l'altro, ecco, se conoscete un'azienda, un'eccellenza che ritenete tale e che non avete ancora visto su queste pagine, segnalatecela, così magari chi lo sa che potrete vederla, nelle prossime puntate, nei prossimi mesi. E anche ovviamente se siete voi stessi titolari di un'azienda d'eccellenza, enogastronomia ovviamente, chiamateci, inviateci una mail a eccellenzediterritori@gmail.com, mandate la vostra candidatura e se rientrerete nei parametri delle nostre grandi eccellenze, allora chi lo sa che potremmo anche dedicare una puntata a voi. Dal vostro Davide Zerbino, la faccia delle eccellenze italiane, per il momento è tutto. Mangiate responsabilmente. Salutatemi la dieta come sempre. Ciao ragazzi, alla prossima!